Bella ragazzi, sono KBGoku e quest'oggi vi porto un piccolo tutorial su come modificare un'auto in Gran Turismo 5 che mi è stato richiesto su appunto su YouTube e quindi ho detto perché non farlo. Allora, io mi trovo qui con la mia auto preferita, la Ferrari 458 Italia, ovviamente tutta modificata, e vi darò qualche piccolo consiglio su come modificarla o come migliorare le prestazioni. Allora, partendo dal fatto che ovviamente se voi mettete tutte le modifiche, ovviamente l'auto, le prestazioni migliorano, possiamo invece dire che se non avete voglia di spendere tutti i vostri soldi, la prima cosa secondo me da modificare è andare in tuning auto, in GT auto per dire, e cambiare l'olio, perché in qualunque auto anche comprata nuova l'olio può essere cambiato e questo vi aumenterà i cavalli del circa 5% più o meno. Tra l'altro vi costerà solo 200 euro, quindi veramente poco. Poi, senz'altro sempre lì in GT auto potrete mettere l'aerodinamica che incide, però dipende dall'auto, in alcune auto costa veramente tanto e allora non vi conviene, mentre in altre auto costa meno di 10.000 crediti e quindi secondo me è una buona scelta. Poi, ora passiamo alle elaborazioni vere e proprie, quindi parliamo del menu elaborazioni. Allora, secondo me quelle che danno il maggior rapporto, diciamo, prezzo-prestazioni sono l'ECU, ovvero appunto questo, l'ECU sportivo, perché dà, come vedete, 22 cavalli e costa 1000 euro, e la prima fase di elaborazione che costa veramente poco. Poi il filtro dell'aria da gara, quello rosso per intenderci, che costa 450 crediti mi pare, e il collettore che costa solo 2000, che anche questo dà pochi cavalli però costa 2000, quindi non è tanto. Gli scarichi secondo me non vi conviene comprare quelli base e poi man mano gli altri, perché tanto c'è, gli ultimi vi danno un buon aumento di cavalli, un buon aumento di prestazioni, costano 10.000 euro che non è poco, ma se voi dovete comprare quelli in mezzo e poi sprecare altri soldi per comprare quelli sportivi, allora, quelli da gara scusate, allora è inutile, cioè tanto vale comprare direttamente l'ultimo. Poi il turbo sulla 458 non si può montare, però ve lo dico, non vi conviene comprare tutte e tre le fasi perché i cavalli totali sono gli stessi, quindi se ci sono le tre fasi, immaginate, comprate direttamente l'ultima fase, cioè il livello 3, è inutile comprare la 1, la 2 e la 3, ok? Poi il cambio, io monto su tutto il cambio personalizzabile perché mi diverto a regolare i rapporti ovviamente, però se volete un consiglio, quello che hanno le auto va già benissimo, o tutto al più prendete quelli accorciati o a 5 o a 6 rapporti a seconda di quelli che l'auto può montare, però di solito vanno bene per le gare anche quelli normali. Quello che invece vi conviene fare sono montare la frizione a disco doppio e il volano semiprofessionale, perché spenderete meno di 5.000 crediti ma vi daranno un'ottima trazione all'uscita delle curve, e le sospensioni sono veramente importanti. Se non siete in grado di regolarle, comprate quelle sportive. Se invece avete intenzione di mettervi veramente a punto bene l'auto, allora ditemelo che vi faccio un altro tutorial per le personalizzazioni delle sospensioni regolabili, che quello è un po' più complicato, ma già le sportive sono ottime per le auto. E infine le gomme. Allora, le gomme sono veramente fondamentali, adesso vi farò vedere le gomme e poi starà a voi decidere quali comprare, però adesso per intenderci facciamo una prova tra sportive e dure, giusto per evitare di annoiarvi solo parlando. Ciò che è importante, cioè le gomme sono veramente importanti perché non costano poco, questo lo so ed è vero, però
cioè, se volete che l'auto veramente faccia un salto di qualità, le gomme da gara sono fenomenali. Poi vabbè, ovviamente in GT ci sono anche delle limitazioni, quindi non è il massimo. Qui vedete, già sono andato lungo perché queste gomme non tengono niente. Guardate che effetto fanno queste gomme. L'auto non si riesce a tenere, la potenza che ha la manda, guardate, perdo continuamente, adesso vi cambio anche la visuale, devo continuare a regolare la direzione facendo ovviamente perché ho del sovrasterzo impressionante e quindi devo girare il volante completamente dall'altra parte e comunque l'auto non sta dentro con questa potenza. Poi vabbè, tenete conto anche che non l'ho mai provata in questo circuito, quindi non ho molta dimestichezza, diciamo. Però insomma vi dà un'idea, guardate. Ok, quindi immaginatevi le gomme dure. Ok, adesso le abbiamo provate, le sportive dure. Ora metteremo le... dove sono? Le da corsa, ok, gomme da corsa, per farvi vedere quanto invece cambia. Allora, eccoci qua. Allora, poi un'altra cosa che posso dire è che, allora, se avete i rapporti regolabili, a quel punto per ogni circuito vi conviene regolarli, cioè è inutile comprarlo se poi non lo sfruttate. Cioè, se dovete comprare rapporti regolabili e poi non usarli, a quel punto non serve a niente. Vedete che già la riga rossa qui è sparita. Prima, se fate caso, non c'era la riga rossa. Questo perché appunto le gomme non tenevano bene. Guardate invece com'è più stabile. Ok, la perdo ancora un pochino perché vabbè, ci ho montato un po' troppa roba, quindi c'ho 700 e passa cavalli, però se notate, ok, è molto più lineare di prima, o perlomeno la perdo solo se esco da una curva lenta. Oh, qui ho toccato l'erba, cavolata, va bene. Però secondo me, e ve ne accorgerete subito sui tempi in pista, se fate delle gare, ve ne accorgerete subito che le gomme sono veramente il salto di qualità di queste auto. Poi vabbè, va bene, detto questo penso di aver fatto un piccolissimo tutorial interessante. Se avete altri dubbi, altre richieste particolari, qualche auto in particolare che volete modificare, basta dirlo e io cercherò di aiutarvi. Bella ragazzi!